Potete sedere, per favore. Caro Ernesto, il tuo calvario si è appena concluso sul legno di una croce, piantata per tanti lunghi giorni nel reparto rianimazione dell'ospedale di Locri, in un coma profondo e impenetrabile la scienza. E anche tu, come Gesù, avevi una Maria che piangeva a piedi della croce. E la stessa donna, tua moglie, che dopo averti accompagnato nel viaggio verso il Calvario, si è dovuta arrendere anche lei, malata, a vivere sulla sedia a rotelle. Chissà quanti di noi, nelle tue stesse condizioni, si sarebbero persi d'animo e avrebbero smarrito anche la compagna più importante della vita, che è la fede in Dio. Ma tu no. Tu non hai mai pronunciato il grido straziante, Eli, Eli, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu non solo hai accettato la volontà del Padre, ma avevi intessuto col tuo Creatore un dialogo meraviglioso di confidenze giornaliere, facendo della croce l'argomento continuo della tua preghiera. Quando vivi, che i cose vanno storti, dici in una delle tue poesie del tuo ultimo libro, e pensi che sei solo e sfortunato quando ti pare che scignata la sorte e ti senti che sei più disgraziato. Prega per te e per chi intorno, prega con mondo e voto del rete, prega e vi e ti accorgi ogni giorno un patamento tuo. Este discreto, caro Ernesto, compagno di tante trasmissioni radiofoniche a Tele Radio Loco 102, negli anni 70 e televisivi in poi, fino ai nostri giorni ogni volta veniva a casa tua, invece di preoccuparti del fiume di disgrazie che ti aveva travolto, mi leggevo le tue poesie. Mi sei stato vicino nel dolore più straziante che possa travolgere un padre. E hai scomodato la tua musa per farmi coraggio nella disperazione più nera. Quante volte mi hai confidato che non ce la facevi più, con quella croce pesante che dovevo trascinare dopo 10 anni di dialisi e oltre 50 interventi chirurgici che avevo dovuto sopportare negli ospedali di tutta Italia. Ma tu non ti sei perso d'animo, ti sei messo a pregare, perché sapevi che la preghiera la fascia che ristagna il sangue rinfresca le ferite. Nelle tue poesie e nella vita hai parlato sempre di amore di Dio, sfidando la tendenza comune imperante ai nostri giorni di tacciare la fede come se fosse un difetto e non un pregio dell'uomo. Per questo motivo hai scritto amori e quando inceste comprensioni, per cui sbagliando danno e condonare, amore e perdonare, essere buoni come un Signore che ti perdonava, proprio come hai fatto tu nella vita, Ernesto, che hai abbracciato la tua croce col sorriso sulle labbra, ben sapendo che solo la croce, come ripeteva il santo curato d'Arsa, è l'unica strada che ci può portare in paradiso. Ed io davanti alla tua storia mortale vorrei ricordare e far sapere a tutti anche la tua sofferenza di poeta, che ancora, chiusa nel cassetto da tanti anni, oltre 7 libri da pubblicare hai, che sono il frutto del tuo essere creativo e del tuo rapporto con la vita e con Dio, perle di fulgido verismo poetico, che hai scritto a futura memoria per illuminare la strada a tua moglie Maria, a tua figlia Cristina, Sandra e Armando, e a tutti noi che ti abbiamo sempre apprezzato come uomo e come poeta. Addio Ernesto. Amico del cuore, quando incontrerai mia figlia, padre un mare.